Finalmente la notizia che aspettavamo è arrivata. Il centro antiviolenza per ora è salvo. Queste le prime parole della consigliera di parità provinciale Flavia Monego alla notizia della posticipazione di 18 mesi dell'entrata in vigore delle nuove regole per il funzionamento dei centri antiviolenza previste dall'accordo Stato-Regioni. I nuovi requisiti minimi, in primis quello afferente alla reperibilità H24 per poter accedere ai fondi stanziati e al riconoscimento regionale, sarebbero dovuti entrare in vigore a fine marzo di quest'anno, creando così non poche difficoltà al centro antiviolenza bellunese gestito dall'associazione di volontariato Belluno Donna. Il solo pensiero che il centro antiviolenza fosse a rischio chiusura sarebbe stato davvero disastroso per il nostro territorio. Un presidio fondamentale, quello gestito da Belluno Donna, associazione con oltre 20 anni di esperienza alle spalle, da sempre al fianco delle vittime di soprusi. Dall'inizio dell'anno già una ventina sono state le richieste d'aiuto al centro che, con lo slittamento in avanti delle nuove norme, può tirare ora un sospiro di sollievo. In questo momento siamo sollevate di poter continuare la nostra attività. Contemporaneamente però siamo preoccupate che questi 18 mesi non servano a produrre quello che è necessario produrre, e cioè riconoscendo la diversità di tutti i centri antiviolenza che operano in Italia, la diversità della gestione, la diversità delle conduzioni, che si possa arrivare a fissare dei requisiti che noi accettiamo, che però riconoscano che in certe situazioni si possono fare delle cose, in certe situazioni possono fare altre. Individuare una soluzione stabile per il futuro del presidio, questa è la sollecitazione ribadita dalla consigliera di parità Monego. Auspico che venga utilizzato il periodo della deroga per fare una legge definitiva, strutturata e stabile. Una sinergia di intenti per un comune obiettivo. Belluno Donna è l'unico centro antiviolenza della provincia di Belluno e noi ci teniamo molto a rimanere in piedi per le oltre 100 donne che stiamo seguendo.